Il manager dell'ASL di Teramo, Roberto Fagnano, da pochi mesi alla guida della sanità teramana, sfida il TAR e decide di attivare la seconda risonanza magnetica sul territorio, nonostante la sospensiva del Tribunale Amministrativo Regionale, che nei fatti gli impedirebbe di mettere in funzione il secondo macchinario. Abbiamo verificato, quando siamo arrivati, che tra le liste d'attesa più significativamente preoccupanti c'era quella proprio sulla risonanza. Ora, questo era dovuto certamente da una lista d'attesa in qualche misura drogata anche da inappropriatezza, ma rispetto a tempi che si avvicinavano ai 2 anni, ripeto 2 anni, ritengo che doveva essere presa una decisione di assoluta emergenza e in via urgentissima. Ora, la risonanza mobile già prevista su Giulianova aveva avuto una serie di vicissitudini legate a due ricorsi al TAR che aveva comportato la sospensione dei provvedimenti già al mese di luglio. Siccome siamo quasi a novembre, io ho ritenuto di non poter attendere la decisione finale del TAR e poi eventualmente del Consiglio di Stato, e quindi nelle more che questo avvenga abbiamo riattivato in via d'urgenza questo servizio che partirà tra una quindicina di giorni con un provvedimento fatto la scorsa settimana. Cioè, cerchiamo di sbloccare innanzitutto le situazioni più urgenti, quelle che sono più, che hanno necessità di una risoluzione perché ci sono delle scadenze. Oggi non siamo ancora in grado di dare una programmazione chiara alla ASL di Teramo perché siamo ancora assaliti dalle scadenze, dalle urgenze, situazioni che spesso si trascinano da molti anni, situazioni legate a gestioni anche complesse e complicate, qualche rapporto con i privati, qualche rapporto strano che c'è con il personale, situazioni che devono essere chiarite e riportate in un quadro di legittimità generale.